Profumi di Mosto anno 2009, fra pochi giorni sarà possibile assaggiare, non diciamo i primi vini, ma almeno il primo mosto dell'anno. La presentazione presso l'assessorato all'agricoltura provincia di Brescia, Gianfranco Tomasoni, assessore. Un nuovo appuntamento, insomma, una volta per il mosto, una volta perché il chiaretto si apre, poi c'è il lugar, periodicamente ci si vede per i vini. Sì, una manifestazione che va nella direzione proprio di valorizzare i prodotti del territorio, in modo particolare i prodotti della Valtenese. La Valtenese è un angolo della nostra provincia particolarmente fortunato, particolarmente bello. Qua c'è davvero la collaborazione di tutte le istituzioni per cercare di valorizzare e promuovere un'area importante della provincia. Perciò ben vengano queste manifestazioni, andremo a visitare le 23 cantine della Valtenese e andremo ad assaggiare i prodotti che loro ci mettono a disposizione. Perciò complimenti al consorzio Garda Classico per questa iniziativa che davvero va nella direzione giusta, valorizzando il territorio e promuovendo il nostro territorio. Domenica 11 ottobre le cantine della Valtenese ospiteranno il pubblico e tutti coloro che vorranno assaggiare Sante Bonomo, il presidente del Garda Classico che organizza, non possiamo dire il nuovo vino, perlomeno quello che sarà la base per il nuovo vino, Profumi di Mosto, il mosto che poi fermentando fra alcuni mesi ci darà il primo prodotto, il chiaretto, credo. Ah, intanto sicuramente quest'anno si riuscirà ad assaggiare il mosto, proprio perché la vendemmia è ancora in corso in alcune cantine, qualcuna ha proprio appena finito e quindi i profumi sono particolarmente intensi e già si può cogliere quelle che sono le caratteristiche di questa nuova annata. Un'annata molto particolare, interessante, molto strana, sembrava si dovesse raccogliere tutto subito, invece poi la maturazione a seguito della siccità e poi delle piogge si è protratta fino adesso, dandoci la possibilità di avere delle gradazioni sicuramente eccezionali, non troppo alte, ma sicuramente adatte per avere dei vini rossi di qualità, proprio i vini rossi che verranno proposti in questa manifestazione di domenica, dove noi ci auguriamo molti visitatori vengano a conoscere il nostro territorio, le nostre cantine, le nostre esperienze e assaggiare i nostri vini. È un'occasione veramente unica che facciamo una sola volta all'anno. Ecco, una vendemmia, come dicevo giustamente, un po' tardiva quest'anno a causa della siccità, a causa della mancata irrigazione. In Lugana la situazione è diversa perché loro hanno questo sistema di irrigazioni. Va a scapito della qualità? Riusciamo a recuperare con il tempo che c'è adesso anche la qualità? Sicuramente, questa è proprio la fiducia che abbiamo in questa nuova produzione, proprio perché pochissimi sono i vigneti che hanno sofferto la siccità, l'acqua è arrivata giusto in tempo per consentire una vegetazione, cioè quando c'è la siccità gli stomi, la pianta chiude gli stomi per poter proteggere la poca umidità che ha e poi quando torna l'acqua si rimette a lavorare, quindi a trarre dal terreno quelle sostanze che producono gli zuccheri che poi a sua volta producono la polpa e poi anche rendono ricco di sostanze di varissimo genere, che non sto a descrivere, sono tantissime, proprio l'acino e quindi poi il vino. Quindi direi che senz'altro per colore, per struttura, per eleganza, per morbidezza i vini di quest'anno si caratterizzeranno rispetto a tutte le altre annate.